tutti oh, fuori ma controllo. Stai calmo, ma stavolta non io. Esatto, ormai lo sanno tutti comunque. Cioè, sono cacato, ma solo allora, voi non siete sintonizzati ogni volta. Ma perché noi facciamo altro? Certo. Siamo molto nulla. Nulla. Poi già c'è scritto. Senti, già qualcuno ci scrive. Pazzesco. Pazzesco, veramente. Mango il tempo. Ah, sono tutti pronti qua. Ah, ma già veramente. Proprio sono. Io al solito, ma perché sono sempre più lontano dalla chat? Sotto, ma salute, salute anche tu. Ciao, non so chi siete, ma ciao, perché sociale. Io non leggo la chat, quindi non ma non tu, chiudi questo e vai sotto. Sì, non vediamo, lo saprò mai. Oh, allora, il titolo cosa dice? Il titolo... Bene, ma io devo sistemare questa violenza inaudita. Cosa dice il titolo? Poi mi fai cadere i capelli. Certo. Ah, vero, ma l'avete visto, Dolland? No. Non è l'effetto Green Green, è proprio lui. Oh, che... sei spettatori, attenzione. Ma manco il tempo. Non avevo fatto niente. Ma veramente. Attenzione, guardare Dolland senza capelli. Comunque il titolo dice una cosa. È senza e la gente è connessa solo per questo motivo, e noi lo sappiamo. Ma sono dei leggi allora. Allora, no, ci sta, però è giusto. Sono dei leggi. Cosa dice il titolo? Io non lo so. Però so che diceva. Lo sai solo tu. C'è il regalino. Un regalino. Regalino. Alla fine di questa live. Quando finisce? Fra un'ora. Ah, vabbè. Alle ore 19. Se seguite la live. Ti ora se ne vanno tutti. Si già, collegano fra un'ora. Già sono 5. Non esatto. Potreste. No, scoprirete. Ho un'idea pazzesca, ragazzi. Quale? Solo chi partecipa alla live. No. No. Diamo un sì, codice. Però, bravo. Bravo. Diciamo una cosa a caso. Durante la live. Esatto. Gnigni. Ah, potremmo dire una cosa durante la live che va inserita. Sì, però lo dovevamo dire. No, prima. Infatti, ah, prima chi è tutto programmato. Perché a me su Facebook è programmato fra un'ora, mica ora. Il post è programmato fra un'ora. Vero. Si può ancora vero, modificare vero. Tutto. Comunque, sostanzialmente potete vincere un buono Amazon da 10 euro. Non puoi dirlo, però, dopo la live, perché sennò la gente come la guarda la live. Ma io sto dicendo. Guarda la replica di domani. Esatto. È vero, però puoi vedere la replica e, e vederti il codice. Potete vatti a guardare la replica per scoprire il codice. Che è rotto, io non oggi parteciperei comunque, lo dico, non è dico io. Che sbattimento. Devi fare anche tipo la. C'è la musica. Delle belle su. Infatti siamo senza musica tutto questo. Dolland. Sei poco deficiente. Sei poco deficiente. Comunque io continuo. Mi dite che hanno scritto almeno oltre ciao. Niente, ma c'è Zar, ce l'ha piccolo. Sì, Stavo dicendo. Salutiamo i bambini, ci stanno guardando. Stavo dicendo. Se guarda, rimangono sei. Stai zitto, stai zitto. Se seguite tutta questa live, sì, scoprirete come vincere questo buono Amazon. Da? Da? Da, l'ho detto, diciamo. Non lo, no, non lo diciamo. Bravo, perché, cioè, non è che posso bravo, dirvi tutto, bravo, proprio tutto. Bravo, quindi bravo. Io però una condizione la darei ora. Alberto. Una, solo una. Quanto sono? 4, 7, 8, 10. Sono 4. E quale una vuol dire? La prima. Mettere like alla pagina Facebook. Ecco già quella. Se non l'avete fatto. Perché se non l'avete fatto, qua, fatelo. Io non lo so indicare. Facciatelo, facciatelo. Qui. Dov'è? Dov'è? Qua, qua. È stupido. Qua, qua. È stupido. Qua. No, questo no. Steam non ci interessa. No, no, anche su Steam. Quindi mettete like alla pagina Facebook di Pokémon. Noi vi ricordiamo che la scorsa volta abbiamo vinto due partite. Sì. Siamo tornati subito sulla scena game. Il green screen non è mai stato messo così male. No, non è vero, oggi è stato messo benissimo. Ah, oggi. Ah, no, qua. Oggi potete, se volete, disiscrivervi e riscrivervi al canale Twitch. Perché adesso abbiamo l'alert bello grande, così lo vediamo stavolta. Abbiamo grosso. Esatto. Ce l'abbiamo lungo, soprattutto. Anche lungo ce l'abbiamo. Ovviamente, col buono Amazon che vincerete, ci regalate lo speaker. Anzi, per testare. Visto? No, tu non è questo. Ma funziona, già l'abbiamo provato. Yeah. Che state facendo? Non lo so. È messo in personalizzato. Anzi, se ci aiutate, tipo la grandissima Peachit. Esatto. Followati e rifollowa. Esatto. Così noi lo testiamo. Quella già ti sta prendendo. Si sta prendendo la testa contro il muro. Infatti. Per te che hai detto follow e rifollowa. Follow e rifollowa. Mi sto una calla fa. Però ti assicuro io che funziona. Vabbè, ma lo vediamo, voglio dire. Sì, ma lo sentiamo pure. Ho attaccato abilitato anche l'audio. Quindi proprio. Questa. Puoi anche donare in altre radio. Se non vuoi sfolloware e rifolloware, dona. Che ci spunta anche. Che è anche meglio. Anche perché se doni spunta Armadillo che canta, che è più bello. No. Sì, sì, sì. Il no, è se ti iscrivi. Se ti iscrivi. Il player 1 è messo su personalizzato comunque. E io sono personalizzato. Bro, tu sì che sei personalizzato. Tu sì. Non sì, lo sì. Maleducata. E poi sono io. Ma in realtà. Retina. In realtà non è una brutta parola in italiano, è solo in siciliano. È polipo. È polpo. È polpo. Polpo. Il polipo è. Giusto. Ma se l'hai fatto un sacco di volte per vedere la gif. Peachit, sei scarsa. Ma sei proprio una lezza, oserei dire. Che fa? Non già fai. Anzi, vi ricordo che l'altra volta 4-1 alla Juve. Un saluto a tutti, un caloroso benvenuto da Piero Gibardo e Stefano Nava. Ci indichi come ci sembra. Appunto. L'incontro di oggi mette di fronte Genoa e Spalla.
ci siete? Vedremo se oggi sapranno bissare il bel successo ottenuto nell'ultimo match interno. Vengono da una netta affermazione per 4-1. Ma oggi devono stare attenti a non scendere in campo credendo di aver già vinto. Potrebbero andare incredibile. Brutte sorprese. Armadillo dice cose che non sono vere. Vive desfavoriti. Ecco bellissimo, le scelte della bellissimo. Cos'era? Scelta coraggiosa in campo col 3-4-3, molto offensivo. Un assetto decisamente sbilanciato in avanti. O sì o tutto... no. Che, ma che cosa è successo? Aspetta, cioè, c'è stato... No, che è successo? Ditemi che sta succedendo. C'è uno che ha scritto in inglese. Ah, in inglese. Ma perché abbiamo messo italiano in inglese lingua, no? No. Ma chi è? Ciao, comunque. Sorry. Aspetta, com'era? No, ma io lo voglio sapere. A me la citazione quella dici. No, dai, dimmi che c'è scritto. Allora, I just got done chasing from Cherokee, che è lui. Girl, iscriviti. Subscribe, yeah. Che ha detto? Ti ha insultato? Cioè, no, sta facendo spam. Ah, ottimo. Spam. Attenzione, telefonate in diretta. Altro spam? O è il pupotto questo? Comunque ha fatto spam. No, questo è la traduzione del pupotto. Ah, il pupotto ci ha fatto la traduzione, ottimo. Sì, però... si continua a non capire un sì, caso. Ma però il pupotto translate, Google Translate ce la facciamo tutti. Vabbè, che fa? Giochiamo? Deve essere calmo. Aspetta, quello che ci auguriamo. In diretta. È il bello della diretta. Esatto. Noi nel frattempo andiamo sociale. Allora. Io nel frattempo faccio la formation. Vabbè, quella è finita. Dai, Giochiamo sociale, perché l'altra volta giocando sociale. No. Ma sì, giocando sociale abbiamo sbaragliato. Sì. Ma io non cercano bene i palloni. Tanto manco i capelli dell'altro. È vero. Ci sono metri a disposizione. Io ti ho chiesto la parrucca, tu non me la dai. Prova a sorprenderlo. Tutto facile qui per il portiere. Ma tu quanto si sente l'audio del telecronaca? Lo senti o non lo senti? Sush. Sush. Bellissimo. Ci sei. Bellissimo il centro. Sì, qualcuno rientra. Guadagna metri. Hai il pallone per possibile vantaggio. Intervento decisivo del difensore. Che poi io ho detto dietro, al di là dei colori, se ho detto dietro e tu la metti avanti, capisco che perché non c'è differenza, però. Occhio a Baselli. Non fare fallo. Non è fallo questo. La l'arbitro non è fallo questo. Conclusione senza angolo. Portiere rimane fermo, recupera il pallone. Quello è entrato, è spammato e uscito. Sì, è andato, come? 75. Come vecchio. 4. Ma non ne ho 6. È uno. C'è andato, uno c'è andato, ha detto 10 euro che fa. Ma non l'avevamo detto! Ma io non l'ho detto! La difesa è certamente un punto debole, la nostra ospite, infatti hanno incassato fino a questo momento più di tutti in campionato. Troppi gol subiti da questa difesa, non arrivano lontano di questo passo a cominciare dalla partita di oggi. Paloschi. Ah, poi c'è qua. Gli ruba benissimo il pallone. Comunque da Armadino non sto disegnando nulla. Baselli. Ancora. Ragna metri verso l'area. Ah, ma di Federico Ricci. Alza la testa per cercare. Aia! Ma sei un criminale, ma perché? Ma perché, Dollando? Perché, Allora, perché sei entrato? Vabbè, ma stai calmo. Intervento in scivolata, ma prende nettamente le gambe dell'avversario. Ce l'ho, ragazzi. Tira alla destra. Ce l'ho! Tira alla destra. Ma io te l'ho detto, la sua destra! Qui. Grande allora, frettezza dal dischetto, è arrivato il gol sul calcio di rigore. Vero, precisa conclusione, il potere non poteva farci nulla. Si riparte col Genoa avanti del puntetto. Iscriversi. Ma l'ha fatto Bicci, 8000 volte! Chi è amica? Ma chi l'ha invitata? Donna che... C'è spazio per andare! Comunque ci mandiamo un minimo. C'è stata una deviazione, sarà è vero, con le del pupotto. Gentiletti. Laxalt. Perché il pupotto ci ha fatto una cena. Interrompono bene l'azione. Lo fa anche in realtà. Felipe. Pupotto dillo. Rizzo. Che in realtà non vuoi onorare. Guardami. All'altro lato. Tranquillo. Ma sei solo e segni. Può avvicinarsi alla porta. Ma tira sei giorni fa. È arrivato morto. Ma sei giorni fa. Io volevo passare, non volevo tirare. Mantenucci.
prova la conclusione. Bellissimo! No! Con potenza dalla distanza, non non avere neanche male. L'esecuzione molto e il portiere accompagna la palla fuori con lo sguardo. Senza giù. Siamo 7, attenzione. Ciao 7. Ma il Pupotto sta aggredendo il tizio straniero. Lo sta insultando? No, hai detto ma perché sei venuto nella room fuori controllo? Il Pupotto, ma sì, un po' più ospitale. Senso di Lazzaretto. Ospedale. Ottima lettura, recupera il pallone. Ha fatto offline, grazie. Sì, sicuramente, però ora segna. Comunque volevo dire vai. Alle persone che... Ah! Occhio al suo movimento. Bello, peccato. Così non posso fare. Volevo dire alle persone che sono onesti adesso che a fine live ci sarà una sorpresa, un buono Amazon per voi. Per cui rimanete connessi perché sì, ma siccome c'è gente che si connette adesso. Avanza, palla al piede. Vuole sapere adesso. Assa! Occasione importante per pareggiare. Ma io il tiro qui. Che riflessi, okay. Pier, davvero una parata eccezionale. Occhio al tiro della bandierina. Qua. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Non fare cavolate, devo prendere. Qua sulla fascia. Brutto cross, c'è il recupero. Siete in due soli. Siete in due e soli. Sto tirando. Tiro murato. È giusto. Cos'era? Ho sbagliato. Cos'era questa cosa? Ho sbagliato. Non volevo tirare in realtà, però ho sbagliato. Ce l'hai. Mossa Scaramacai voleva fare. Questi scaramacai. Occhio a Baselli. Un botto cerca di rimediare, attenzione. Federico Ricci. Comunque sei il benvenuto. Attenzione, pericolo! Ma in inglese glielo sta dicendo. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo. Ecco che ci viene riproposta la parata di prima. Bel tiro, gran bel tiro, ma il portiere ha risposto. E qua sotto, quello che ha detto. E c'è la parata senza difficoltà per il portiere. Orri. Viviani. Da sulla tua. Borriello. Alta. Si avvicina all'area. Antenucci! Hanno sperato il pareggio, una conclusione che è terminata non lontana dai pali della porta. Avrebbe sicuramente meritato il gol qui. È mancato quel pizzico di fortuna necessaria in questi casi. Ma sembra l'Avellino, sì. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale, Pier. Ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido. Mi appoggia. Appoggia qua. Viviani. Ce l'hai. Prova. Murato dal difensore. Ah, non è andato qua. Ce l'abbiamo. Assedio. Assedio contropiede micidiale e ci buttano. Possibilità di contropiede. Non l'abbiamo. Ma stiamo perdendo per il rigore. Sì. Federico Ricci. Vacci. No. Devi temporeggiare. Mette in mezzo. L'uscita del portiere di pugno. Con calma. Ehi, solo. Aspetta. Salendo. Ci sono. Ragna Metri. Anche qua sotto, di nuovo. Allora lontano per volevo male, vabbè basta, non giochiamo, non fare più niente, avete basta, giochiamo. Due minuti di recupero segnalati dal quarto uomo, apre bene anche questo, è 1-2 anche dove questo. Siete subito al centro come viene, ma che cazzo l'ho messa al centro, ma hai detto al centro come viene, messa in porta, hai detto il centro dell'area è qua, hai detto al centro come viene e finisce qui il primo tempo, fine il primo tempo. Togliamo però non possiamo testare questa cosa se nessuno. Piccit, per favore! Dona, piccit, fai qualcosa! Che sfollowati, fai qualcosa! Se segniamo Doni. Si riparte con il Dona Doni. Vedremo cosa ci No, Dolan. Ti serverà questo secondo tempo. Non la padula. Attenzione! Stavolta attenzione. Il portiere gli ha tolto la gioia del gol. E stavolta. È lui che vince il blu, ce l'hai il blu. Guarda, io ora non puoi dire imparare. No, diventi grosso. Punta l'area. Punta l'ax. Ah! Perché? Ma va, perché? Ma no, perché lo fa lui? Cioè, dai, ho ucciso Paolo Lazzaro. Non già l'hai spuggiuto? No. Ma ci manca. Gianni. Difesa che fatica a spazzare via palla. Pericolo, ecco il tiro. Palla che schizza e passa. Finisce in fondo campo. È stato quello che ha fatto qua.
Ma te questo odorino cos'era? Questo odorino sopra il mio niente. Che dai, non l'hanno. Sono io, però. Non l'hanno, sono calmissimo. Schiattarella. Ce lo fai? Bravi qui a bloccare tutto. Occhio, cerca l'area di rigore. C'è spazio per andare. La traiettoria verso il centro. Da rivedere il tentativo dell'attaccante. Comoda la parata del portiere. Era una buona occasione, andava sfruttata meglio. Ce l'hai. Non è vero, in casa. Ma non c'è, non andate in due su. Ragni metri verso l'area. Su un PG, non andate in due su un PG. Federico Ricci. La mette lunga sul palo, nessun problema per il portiere. Che cos'era sta cosa? Ma io volevo cambiare il gioco. Ma non so come donare, ma che cosa stai dicendo, Vicit? Perché menti? EA Sports vi offre la prossima gara in trasferta di questa formazione impegnata nel campionato di calcio. Di là, perché? Mi attengo alla... Canovaccio. C'è spazio per andare. Oh, raso terra. Raso terra. Raso terra. È bellissimo! Ah! Perché magari non mi urli nell'orecchio. Ma perché sei rientrato? Perché la stoppata di merda. Stoppata di merda. Di merda. Era fallo? Di merda. Attenzione, occasione. Attenzione, tira. Sei col difensore. Hai visto lo stop? Ma se è un'arma di Il... Felipe. Sì, non ci sta dando il motivo. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Meraviglia. Di nuovo! Ma quello che è scritto, Devendi con Risnow Following. Senti, si è scritto e riscritto. Funziona. Bellissimo, bellissimo, ci siamo accorti. Oh, ce l'ha. Ma sarà qua? No! Tranquillo, tranquillo! Ah! Bella cagata. Bellissimo! Comodo della difesa. Tu mi sai che sei scritto da me? Baselli. Ovviamente quello è il pupotto. Mi sono è un altro ci il pupotto. Ci sono metri a disposizione. È il pupotto in serie. Può metterla in mezzo. Quello dove trolla? No. Non lo so. Prova a andare. Non lo so! Attenzione, oh, spazza! Qua via. In inglese era vero. No. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Clamorosamente si è andato via il pupotto e spunta lui. Ma l'interessante dello spazio. Sì, come il pupotto porta sfiga, è arrivato Devendi. No, no, attenzione, sono due cristiani. No, no, Devendi che è il pupotto. Ma sei sicuro? Sicuro. Guadagni a metri. Oggi sì. Oggi... Attenzione, pericolo. Strepitoso l'intervento del nome di portiere. È il pupotto sul barbaro. Ma parca, arma. Sicuramente negli highlight del match. Qua. Tu scatta blu. Come viene? Occhio, offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Aspetta, se può essere la mossa giusta per provare a raddrizzare la partita. Certissimo, proprio. C'è proprio. C'è ritardo. Attenzione. Punta l'area. Dalla subito. Buona l'idea qui. Grossa. Caccia del gol del pari. Deve liberarsi subito del pallone. Oh, ti prego! Che cosa fai? Guarda, devi morire. Ottima la chiusura. Ferma l'azione. Madonna, non mi si va proprio male. Mi dispiace, ma non lo so. Aspetta, questa è una domanda importante, allora. Ma chi è? Vendicatore 13. Okay, vale la pena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la zona sì, della gioca. Gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol. Cambierebbe il risultato. Sì, ma può avvicinarsi alla porta. Hai detto ai 5 metri. Prova la botta. Grande intervento del portiere. L'allenatore è costretto al cambio per sostituire Said. Nuovo acquisto. Quando senza ci può. Ragazzi, ecco allora ragazzi, alza bianca. Come siamo all'81esimo? Ragazzi. Mamma mia, cosa ho salvato? Occasione, gol. Tiro e respinto. Cosa ho risalvato? Bertolazzi. Oh.
calciato in maniera completamente scoordinata. Pallone che si aspetta abbondantemente sul fondo. Nessun problema qui per il portiere. Qua sotto che ti insegna al volo e far gol da lì. Dai. Felipe. Fare in vantaggio 1-0 quando manca poco. Vittoria di misura che però potrebbe dare disegna un grande impulso, una grande spinta o no? Il Genoa dovrà giocare contro la Juve. Hanno fatto il minimo sindacale. Ci si aspettava di più da loro. Se credono di poter vincere anche la partita in questo modo, beh, si sbaglia. Hai disegnato bene che poi abbiamo mosso il foglio. Non ha concretizzato il numero rosso. Prova ad ascoltare bene il campo. Ma è parente di buono l'intervento del difensore che spazza via. Lo so, è bellissimo. Di testa concede la touche. Non è lo stesso sempre. Attenzione. Perfetto, ottimi passaggi. Andarsene. Stavolta meno preciso del solito. Mi scivola dalle mani davanti. Stavo metri per andare. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. Ma come te lo do? Bertolacci. Allora, so terra che... Ma non ero io lui. Buono il recupero, possono ricominciare. Saranno due minuti di recupero. Ci vuole attacca. Chiaramente il quarto uomo. E comincia un'altra azione importante a caccia del palo. Che cosa? Ma avete ancora messo corsa? State calmi, ho fatto un errore, Caruso. Ma gli errori si pagano a del cazzo. Ma non al 92esimo l'errore. Bravo, abbiamo perso. Bravo. Ora Proprio rosso. Ora chi la fa la cipolla? No, questo è lo stesso. Ora chi cazzo lo fa? Un salmone. Abbiamo perso perché hai fatto quel cazzo di rigore in uno. No. La difesa la meglio e allontana il pallone. La prossima partita. Triplice non so se esiste la Serie B, quindi se retrocediamo esiste, abbiamo cercato quello all'Avellino. Ah beh, quindi noi andiamo in Serie B. Vabbè, noi guidiamo la vittoria della Serie B, ragazzi. Siamo lungimiranti. Quanti sono in questo momento che ci guardano? Sono 6. Ciao, sei. Come ballo? Male. Ballo come Billy Ballo? Come cazzo no, ballo? Allora. Billy Ballo? Com'è? No, appunto era così. È bravissimo! Si è buggato. È fine. Bello. Ma questo chi cavolo è? Ecco, così, senza musica. Ma questo è un possibile crack, no? Andiamo qua. Ma questa la conosciamo troppo. Che non mi funzionano i tasti. Ma guarda questo 16enne. Ma chi è? È buggato. Ma cerca nell'avellino. Ti dico chi è l'altro che devi prendere. Cerca nell'avellino. Ti dico chi è l'altro che devi prendere. C'è di giovane. Ma nell'avellino. Un attimo. Adesso vai nell'avellino. Comunque, per chi si fosse connesso solo adesso, anche se non si è connesso nessuno solo adesso, restate connessi perché vincerete un buono Amazon. Bravissimo. Ce la fai a dirlo così veloce? No. Attenzione, De Vendi cordonato e decisivo. Tra l'altro la gif fa sempre un certo effetto. Tagga. Dov'è? Eh sì, ora c'ho la serie. Ma non puoi mettere nazionalità? Ma già stai cercando giocatori della Serie B? Ti stai già... No, perché preparando. C'è questo qui che è Mega Pro? Sì. Castaldo, è lui. È super giovane, 35 anni. Si vuole ritirare, ma... Stai male, Zara. Chi cazzo ci consiglia? Ma si vuole ritirare, ma... E invece tu lo invogli a venire in Serie A. Quindi dai una seconda gioventù. Sì. Dai una mazzata anderente. Non capite niente. Minchia, ma siamo proprio anticalcio. Dai, siete simpatici, lo sappiamo, grazie. Potrebbe essere in giù. Proviamo. Proviamo. Che ne pensi? Comunque mancano 6 punti per la salvezza. Sì, grazie. Sarebbe stato bello se l'avessimo raggiunta. Se magari ne vinciamo qualcuno. Attenzione. Si allenano mangiando patatine. Ma che è? Attenzione! Pazzesco! Francesca! Incredibile! Francesca. Pure Francesca. E se è connessa solo per il buono. Non ci caga tipo da 2 mesi. Ma è proprio qua oggi spugna. Guarda che il buono è solo su Amazon.it. Ecco. Attenzione! Tipo spettatori da 7 a 6. Comunque c'è un allenamento utile. Allora io ti ho detto guarda.
Mi stanno dando tutti questi soldi, tira. I nostri fans. Tira. Non fans. I fans sono io. Attenzione, Paolo! Non è che direzionato. Seguite questo match con me, Pierluigi Pardo e ovviamente anche lo Stefano. I fans. Speriamo che sia una partita di punti. Sono i punti. Scopriremo insieme tra pochissimo. Ma io non li confondo col campo, Guarda come gioca. E Atalanta. No, Roberto, ma vuoi un po' già posso per ecco lo schieramento alle padroni di casa. Si affidano al 3-5-2 per la sfida di oggi. Un modulo che può cambiare in corso d'opera, per esempio il 5-3-2 di matrice più conservativa. Mi stai quasi imitando. Sono curioso di vedere quali sorprese ha in serbo l'allenatore per questo match. Ecco l'11 iniziale dell'Atalanta. Ma che cosa ho preso? Sì, infatti, 5-3-2 in fase di ripiegamento, ovviamente se siamo aia! Faccia proprio in da face. Ma l'hai presente il treno? Hai presente Perisic quando gioca? Uguale. Quando si tratta di. A me era quello Caput. Che Caput, dai. Puntuale qui il difensore nel recupero. Mamma mia, questo è disegnare calcio. Ma voglio che ne sapere. Te la faccio uguale? Sì, però uguale a quello che ha fatto lui. Non ho detto uguale a cosa. Herman. E come. Lo vedi là sotto? Occhio al suo movimento. Sto giocando. E stiamo pure perdendo. Ma che cazzo di gol ha fatto? Ragazzi. Come sostengono in molti che le squadre si costruiscono partendo proprio dalla difesa, devono avere. Vabbè, sì, Olga, Spinazzola, che perdete in casa non vi parlo più. Aia. Aia. Pupotto si unisce alla petizione. Borriello. Stanno facendo. Ma che cosa faccio? Disegno calcio. Pure io. Palla girata sulla fascia. Buono l'anticipo del difensore. Io disegno calcio, tu fai scrivere queste cose. Hanno metri a disposizione. Tempera bene. Gomez. Oh, scivo. Si lanciano negli spazi. Sventa qui la minaccia. Benda. Viviani. Buono. Tocca qua. Bellissimo di nuovo. Occhio al cross. Da lontano. Mare sul primo te l'avevo data. Sono altre pressala. Aspetta, che spazio, perché hanno paura. Ci stiamo cacando sotto. Ma che qua? Cosa? Ci sono metri a disposizione. Qua, subito! Di prima l'ho fatta. L'ho recuperato. Herman. Bella, questa è stata bella. Ma ci stanno tipo prendendo. Gomez! Risultato che comincia a farsi pesante. Due gol adesso da recuperare. Difesa che continua a avere grandissimi problemi. La difesa è la base su cui si fonda ogni squadra. Senza di quella non si va da nessuna parte. La vedo però dura. Però ci sembra il buono Amazon. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Viviani. Gomez. Dolanda, che l'ho presa e tanto. Aveva fatto una cosa bella, solo che è inutile. Guadagna metri verso l'area. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Bella, subito Paloschi. Sono di Lange se non sembra. Può colpire da lì. Antenucci. Ma che cosa ha fatto? Ma che cosa ha fatto? Splendida giocata collettiva in contropiede. Ecco cosa nel culo. Esatto. Cosa? Ha trovato un effetto. Ma dai, ma tu te l'aspettavi questo stop a farlo spendarcelo? Si recupera. Antenucci, Mirko! No, il joystick, non è il controller. Ora sì. Conteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Mi prude la schiena, Masiello. Bravo, basta. Ma mi hai ucciso, tipo. Tutte le cellule lì. Guarda che siamo fomentati. Ma che qua, subito. Se non la prendo. Nulla da fare, sono in da face. Occhio, cerca l'area di rigore. Non scivolare! Ci riprova? Centra in pieno il difensore! Palla sul fondo, sarà corner per l'Atalanta. No, non l'abbiamo tolta, c'era un pezzo un po' soft. Oh, c'è Gambo! Attenzione perché c'era una nuova possibilità. Qua, schiattarello. Non schiattarello. Qualcuno? Tienila. Avanza. Anche qua sotto. Di nuovo, insistici. Ci sono alto. Ora. Te l'ho data per bellissimo, ti prego! Ma devi schiattarella! Vediamo come lo sfrutteranno, potrebbe essere l'occasione giusta per trovare il pari.
Palla messa in mezzo. Avrà gestita male. Quindi abbiamo questa musica. Casper e Giacomo, tutto quanto. Come? Venga a me. Bravo qui il difensore che legge bene. Attenzione, la prende anche a terra. A caso. A caso, ma facci caso. Il pallone. Grande uno contro uno. Si avvicina all'area. E c'è la conclusione. Che cosa voleva fare sto? Parata, parata. Sto bimbo di forte. Calcio d'angolo per l'Atalanta. Per noi. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Ha spazio per tirare. Aia. Ottimo intervento. Yes. Oh, ma che fa, va. Sarà dunque corner a favore dell'Atalanta. Occhio al corner, a spazio. Aia, il difensore un muro. Tarà! Rimessa laterale per l'Atalanta. Kurtic può contare sull'aiuto dei compagni. Temporetto, tempo. Ce l'ha, ce l'ha. Incredibile, non va a fallo da rigore. Bravi qui a bloccare tutto. Sulla fascia. Cambia tutto. Bravissimo. Bravissimo. Bravissimo, ce l'ho! Subito! Sì, ma se mi tira la maglietta! Davanti come ieri! No, tu vai su un secondo! Vai su un secondo! Io sono un secondo! Traiettoria verso! Sono un secondo! Abbiamo sfondato tutto il coso! Sembrava essere sulla traiettoria, ma. È incredibile! È incredibile! Disegna calcio sempre lui! Torna a disegnare! Gli autogol si sa fanno parte del calcio, non credo che il difensore potesse farci molto in questa occasione. Bellissimo! Forse voleva solo respingere la conclusione, ma la palla gli è schizzata sul corpo prima di terminare in rete. 2-2, bella partita, parità assoluta. Guadagna metri verso l'area. La vostra donazione è per me. 55. Ottima lettura, recuperano il pallone. Sembra un una cassa Bluetooth di acqua. Aspetta, Antenucci premia la corsa sulla fascia. Un secondo come prima. Palla sul primo palo. Adesso guardai sul primo. Ma io in realtà ero sul secondo. Se poi quello fa. Grazie, dai vendicatore. Ci sono metri a disposizione. Che stai facendo? No, lo stai neanche guardando. Non stavo guardando il corso. Gomez va con il possesso palla. Attento a quel portiere che dice di no. Faccio uscire, la prendo. No, prendi. La do dietro. Sulla fascia, che dietro? Bravo. Saranno 2 minuti di recupero. Sì, certo. Hanno spezzato bene la trama qui. Herman. Punta l'area. Un gran primo tempo quello che si chiude. Sai che comando devi aggiungere? Ti devo tastare il comando. L'UDS che stava facendo? Schifo. Problema. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Non lo dico perché poi. Cos'è? Perché? Per chi? Dov'è? Prova a cambiare gioco. Rinnovala, toccala in qualche modo. Zaro sulla fascia. The Rune. No, facciamo sempre sulla fascia noi. Occhio, cerca l'area di rigore. Ehi! Bellissimo. Levi di qua. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. E viene dunque ammonito. Ma come ammonito? Ma dai! Non sorprende nessuno. Evidente. Gli alberi. Signori! Allontana di pugno. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Erba! Non fare fallo. Palla respinta dal difensore. Stavolta il portiere gli ha tolto la gioia del gol. E stavolta? Qua sotto, dove vai? Non sopra. Sempre sotto. Oikonomu. Mamma mia, sei bello. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Passava. Non era minchia di processione. Guadagna metri. Lo fermo io! Gol!
Dai, che cosa aggancio fai? Ci sono, tu sei con. Allora, attacca, Vinto, vai a attaccare tu. La seconda metà della gara, ma non la devi dare così lenta, non la prendi. Trascinare la sua squadra al successo. Forza, gioca. Non ci arriva. C'è il tocco sulla fascia. Ah! Ah, tastare muto. Andavo sorgo da qui per il suo anno, ma sarà una vita. Risolve problemi, grande intervento. Lo ferma, ma non controlla. Prova, riparte in difensore. Mani. Attenzione, ed è calcio di rigore. È stata nettissima. Questa tecnica è in discussione. Oh! Sta bloccato. Sblocchi. Ma il VAR? Vediamo, guarda come la para. Aia! Madonna, non l'ha parato. Ce l'ho ragazzi, ce l'ho. Secondo me è di là. Hai su capo. Gol solo sferato qui, pallone finisce non lontano dal palo. L'ha strisciata troppo, se l'avesse presa. Lo provo brivido. Piena probabilmente. Fè. Brivido della pipì. Secondo effetto. Sarebbe stata una occasione vincente. C'è una doppia sostituzione, Pier. Viviani. Non è in fuori gioco. Non sono più in fuori gioco. Occhio al suo movimento. Grande, non mi date anche il tempo di tirare. Ho già. Dovevi toccarla in quel modo. Passarla in qualche modo per liberarla da quel gioco. Kurtic. L'arbitro dice che il pallone è uscito. Ha sbagliato il controllo. Attenzione. Si accomoda in panchina. C'è il buono, come sentito del pubblico. È evidentemente soddisfatto della prestazione di questo. Attenzione, Barra, prendi la postazione. Riproverasi, oggi è stato tra i protagonisti della tua squadra. Tocco orizzontale al centro, come dire, via bene, guarda, ci sono, ma che cosa ha fatto, sembra assist di Armadillo. Allora lo posso rivedere questo un attimo, perché vorrei farti vedere il movimento che ho fatto. Ma i miei grossi, guarda, grande caparbietà, guarda, ha voluto davvero questo gol con tutte le loro forze. Mi sono liberato proprio per essere da solo, ho fatto tutto un giro allucinante per trovarmi a segnare. Da scattare. Si è mosso con i tempi giusti, è arrivato di testa sul pallone, ha segnato un gran gol. Ha segnato il nuovo acquisto, il Johnny Ribaltone. Fitchett, che dici qualcuno? Dai. Siamo campo. Comunque è stata la donazione. Cioè lo vedete che. Sì. La 5. Cioè, quando ci donano, cioè proprio cambia l'intenzione. Come se venissero pagati questi giocatori veramente per segnare. Piccitto, comunque la volta scorsa abbiamo fatto 3 gol e donato, non abbiamo fatto niente ai donato. Ma che comportazione è? Piccitto, la volta scorsa. E ora no. Ah, giusto. Ora abbiamo segnato. Che è un mezzo umano. Se no non puoi partecipare al sorteggio del buono Amazon. Ah, minchia. Va bene, dai, 10 a 5. Te avevano già provato in schema d'albero di Natale, ma come fai giusto ora? No. Che hai fatto? Non lo so, sta facendo le impostazioni ora, mentre siamo in cosa? Dai, va. Replay. Prendo questo schema dalla bandierina. Facciamo, sì. Caldare. 3 tassette hai messo? Quale consiglio il cupotto? Noi siamo sempre ben accetti. C'è spazio per andare. Herman. Attenzione, occasione! Manco il tempo! Uno segna e voi vi fate segnare. È stata una sola squadra in campo finora. Proprio appena difficile che sia contento a questo punto. Io comunque lasciavo a vincerla. Io direi, se voi non guardate quello che succede. Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. Oh, in mezzo. La mette in mezzo, l'uscita del portiere di pugno. Appoggia.
intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Un muro di gente verde messa lì. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. No, no. Occhio alla ripartenza. Non è fallo, non è fallo, non è fallo. Ok qua. Antenucci. Prova attenzione, Pincit donato 2 euro. No, mai mi ha confuso. Pincit donato. Non volevo dire. Poi ha donato quando abbiamo segnato, ora invece. Grazie Pincit. Ora si ripiglia i soldi. Ora si ripiglia i soldi. Intercettano bene il pallone. Troppi soldi. Herman. Si avvicina all'area. Dopo che ha vinto Sanremo ha ben pensato di... Parte il tiro! Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi. Ci sono gli applausi, una vera e propria standing ovation. Però colpo di testa debole che non impensierisce il portiere. Ma è difficile segnargli da lì, dai. Ma suona bello. È saporito? Sì, come una mortadella. Qua sotto mi gioca con lui, buono l'appoggio, hey. Punta l'area, la metti in mezzo, ma lì c'è rosso solo. Antenucci cerca la rete, però non era sembrava, era più bello per esatto, una parità. Massa, però abbiamo 10 minuti per fare vabbè, il pareggio a noi è grande. No, assolutamente no, dobbiamo vincere. Guarda, la retroversione è un gatto, palla schizza via dopo il contrasto. Si abbassa per farsi dare palla. Attenzione che ora fa, la chiede l'1-2. Ce l'ha, ce l'ha. Viviani. Ehi, è tan solito, non so perché. Floccari. Non sta succedendo. Non lo so, perché non ci è passata? Ci sono 8 minuti da giocare. Che a fare? Ma poi l'hai ridata all'unico che non può. Non aveva senso che poteva tirare la palla. Oh, ce l'ha. Ce l'hai? Guardala, bravo. È il momento decisivo della gara. Siamo nel finale, tutto può ancora succedere. Kurtic. Un altro ottimo passaggio. Siamo alto il pubblico. Kostic guadagna metri verso l'area. Lo uccidono. No, no. Può portarsi in vantaggio. Non merette. L'intervento del portiere che merita applausi. Sì, sono arrivati. La palla di entrare. Oh, oh, oh. Ma cosa sta scrivendo? Ottimo l'intervento. Palla in fallo laterale. Sei poco attento. Armadillo si è mangiato il gol. Un altro euro. C'è spazio. Se vuoi rivedere la stessa esultanza. Palla nuovamente in possesso. Se non davanti a te, che tengo parte. L'altro è fresco. T'ho detto che l'hai da solo in da face. Bene, ma poi sei... Attenzione! Ah, 9 euro! Donate 9 euro! Attenzione! Ma che sta succedendo? Ma oggi che cos'è? Ma è una comportazione che si fa? Ma veramente? No, ma perché 9 euro e non 10? Ma stai zitta! È il tuo voto dopo Donetor comunque, dopo i 50. Mamma mia, Benetton! Benetton, sono arrivati i soldi, ha preso su. E non ho visto la gif, è ridona. Ma che non l'hai visto? Questo calcio là. Cross verso il centro dell'area. Calcio l'angolo troppo. Dalla qua, dalla là. Dalla su, dalla giù. Ma dai. Ma dalla, cretino. Vai, 3 volte. A chi? Non lo so. Spastico maledetto. Caldara. Comunque difendiamo il 3-3 per ora. No, 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 segna, segna. Grande recupero. Segna. Lo meritiamo. Cos'è? Arma, dai. Se non c'è intervento. Ce l'ho, ce l'ho. Ce l'hai. Ce l'ho, dove siete? Ora in mezzo, ora in mezzo. Ti prego. Lontana il pallone. La tensione ci sarà da costa, dai, ti prego. Intanto rivediamo il replay. No, prima. No, lì sotto, no, lì sotto. No, vieni qua, vieni qua. No, lì sotto. Sì, io l'ho guardato in mezzo. Con questo intervento. Davvero così. Bravo. Pallone in mezzo. Tira. No. Ma perché non c'è andato? Però finisce qui, dunque, in parità. Io ho le orecchie morte. Speravamo alla vigilia. Era chiaro. L'ultima azione, signori, era bellissima. Stavamo riuscendo all'impresa. 19 tiri comunque. 90. Il 3-2 era un po' rubato. L'Udinese ha perso, buon per noi. Ma se noi vincevamo ci avvicinavamo di più. Ora vediamo la classifica. Siamo a 5 punti alla salvezza. Siamo saliti di 1. A 7 punti dalla salvezza. 7. 5 partite, queste partite si No, tu devi andare a 7, certo. 7, poi forse siamo. Ma dobbiamo guardare cosa fa l'Elas Verona. Se facciamo un'altra partita ci arriviamo. Sì, sì. Però ora. Sì, adesso. Anche perché c'è la Fiorentina. Dai, andate tutti a destra.
Ma per questa vittoria cosa Armà, dici? Dai! Dai, sta caricando! Che carica? Ma che poi può dire, cazzo? Ma poi abbassa, non devi tirare! Ma allora, intanto è arrivata la palla. Non lo sono io. Passa. Pierluigi Pardo e Stefano Nava anche oggi in vostra compagnia per raccontarvi le emozioni di questo match. Sei pronto, Stefano? Prontissimo, Pier! Tirate fuori i popcorn e mettetevi comodi sulla poltrona. Match sta per iniziare, noi siamo qui con voi. Ma io proprio direi spalla a spalla. Questo è eravamo tutti avanti per la piantina. E ne eravamo saliti tutti quanti. Può far male da lì. Come fare? Che sanno? Che impresta? Ah, ce lo compriamo. Big money. Cristoforo. di Streamlab. Aceri. S. Cristoforo. San Cristoforo. Direttamente San Cristoforo. Ci sono metri a disposizione. Aceric. Buona l'idea qui. Aia. Buona la parata impresa da parte del portiere. Ma cosa faremo senza questo portiere? Ma ce l'abbiamo un altro portiere. Ma ci possono buttare fuori dalla spalla e ci vengono un'altra squadra? Può succedere questa cosa? Sì, certo. Già preso l'India. Un'altra spada di qua. Punta la porta. Ora. Antenucci. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Tirato. La Roma è ormai da anni una delle protagoniste della lotta a scudetto. Quest'anno però sembra che i giallorossi stiano faticando un po' di più. Ma si dica non esaltante. Eppure c'erano buone premesse. Erano partiti con l'obiettivo di centrare la quali. Gran palla in mezzo. Attenzione, occasione! Antenucci. C'è campo per la ripartenza. Torna, torna. Arbitro che ferma il gioco. Un tempo si donava per il nocciolino, ora... Senza di me... Puntuale qui il difensore nel recupero. Prossima adorazione Fonsis, Pupotto. Facciamo il passo... Antenucci si avvicina all'area. Di qua. Appoggio. Paloschi. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Ciao Dio. Siamo in corchia. Guardate voi, correte assieme. Cercare lo spazio lungo la corsia. Cristoforo. Si beve il difensore. Grosso errore in fase di marcatura. Cristoforo. Non fare fallo. Opportunità. Difesa che anche oggi mostra tutte le proprie fragilità. Non a caso è la più battuta del campionato. Se è vero, come sostengono in molti, che le squadre si costruiscono partendo proprio dalla difesa, devono aver sbagliato qualcosa qui. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Senti il difensore. Occhio, cerca l'area di rigore. C'è un buon anticipo. Biraghi. Si deve andare uno, no? Eiseric. Ciao Dio. Biraghi. Cerca la porta. C'è stata la deviazione del difensore. Sarà dunque calcio d'angolo. Palla verso il centro dell'area. Occhio alla ripartenza. Anche qua te ne va. Saponara. Ce l'ho. Borriello. Saponara. Ho perso il conto dei passaggi, molto bravi qui, fanno correre a vuoto i difensori. Antenucci. Viviani. Si aprono spazi invitati. No, qua. Vai sul secondo. Schiattarella. Difesa avversaria piazzata male qui. Senza problemi qui il portiere. Rigore. Occhio. Rigore. Sì, è calcio di rigore. Direttore di gara che ferma giustamente il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa in scivolata. Troppo in ruina. Ha sbagliato non, il tempo. Non lo puoi sbagliare. No, non lo puoi sbagliare. Della scivolata. Non lo puoi sbagliare. Finendo per falciare il proprio avversario. Pa-
parato, parato il calcio di rigore. E stai tranquillo. Azione per questo errore. Sono bellissimo. E stai tranquillo, Orlando. Vai. Schiattarella. Oh. Occhio al suo movimento. Gran tiro. La deviazione. Calcio d'angolo. Occhio al corner, calcio d'angolo battuto male, palla raccolta dalla rigetta. Perché non c'è mai nessuno dei nostri? Sembra. Sarà calcio di punizione per la Fiorentina. Ma dai! Ma dai, ma di do, ma di. Ma poi punizione che vuol dire punizione? Che vuol dire? Eiseric. Grande chiusura difensiva. Si prende il rischio. Ah? Proprio. Pressing sul portatore di palla. Face. Prova a calciare. Palla che esce di pochissimo, alta. Anzi, sai, per me è un lavoro che sta per insieme, quando ogni 2 di rete sì. Compreso. Ma chi è? Sì. Sì. Ragazzi. Siete un altro rigorcio. A metri per correre. Avanti ora, corsia. Ora! Cerca il traversone. Dai! No! Senza fretta. Dovete attaccare se è un secondo, raga. Attento qui il difensore sì, sempre, che allontana. Il computer lo lascia sempre scoperto. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Anche qua. Anche qua sempre sul lato. Anche qua. Antenucci. Ah, Corchià. Carlos Sanchez. Chiude bene il triangolo. Manovra interrotta dagli avversari. Per questo pallo l'arbitro ferma il gioco. Allora su questa fascia. Gara in casa per loro, come sempre su EA Sports, come tutti gli incontri del resto no, del campionato. Anche qua. Ce la fa. Dove passare. Qua. Bravi qui a bloccare tutto. Ci saranno 3 minuti di recupero, Pier. Dai. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. C'è spazio per andare. Eiseric. Occhio al tiro. Conclusione da dimenticare questa. Scarsa coordinazione, postura del corpo disorganizzata. È normale che ne uscisse fuori un tiro del genere. E finisce qui il primo tempo. Ovviamente. Ah, beh, comunque non stai giocando bene. Oh, però al solito, purtroppo quello che conta è il tabellone. Che dice il tabellone? Fiorentina per avanti dopo il primo tempo, comincia adesso la ripresa. Non paga da solo. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova la botta. La parata del portiere tirato, che dice di no. Corner per i Viola. Ma perché lascia il tuo uomo rosso? Io lo lascio. Palla messa in mezzo. Ma perché? Non è finita, attenzione. Avanti, volume, avanti. Insisti. Passiamo il giocatore. Cristoforo. Occhio. Cazzo. All'avanzata dei Viola. C'ho dieci. Però qualcuno ci andare. Cerca il cross profondo. Nessun problema. Perché qua sotto scatterello. Puntuale ma... qui il difensore nel recupero. Saponara! Io, ma non ha inquadrato la porta per poco qui. Conclusione leggermente troppo alta, palla che è terminata oltre la traversa. Non era semplice tenerla bassa. Saponara. Ci sono metri a disposizione. Eiseric. Attenzione, occasione! Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Arbitro che ferma il gioco. Signor arbitro, signore! Ma veramente? Ma che comportazione è questa? Siamo sì, nella corte. Corsia. Incredibile, traversa, non è finita. La allontana di Mugno. Ragazzi, non poteva. Bene qui il difensore. Ce l'hai. Neanche io potevo segnare la settimana scorsa, 2 settimane fa. Ho segnato però. Queste cose. Fallo. Ma... sarà battuto dunque un calcio di punizione. Ma per forza! L'infortunio obbligato. Tu tipo animale! No, non è un perso. Scorre.
punta l'area di nuovo, no no, in mezzo, sul secondo, a toccare per ultimo il difensore e dunque calcio d'angolo. Occhio al tiro della bandierina. Non un granché questo calcio d'angolo. Palla addirittura in fallo laterale. Eiseric. Cristoforo. Un'altra buona giocata. Benassi. Sì, ma trovare da rialzare. No, ma ce l'avevo passato. Che cazzo del passi? Direttore di gara la punizione, da lì possono chiaramente essere pericolosi. Ma cosa? E l'arbitro estrae il cartellino giallo, giallo. C'era da aspettarselo. Anonimo donate 20 euro. Scusa? Scusa? 102% e 50. Scusa? Grazie Anonimo. Grazie Anonimo. No, ma perché Anonimo? Anonimo, volevamo sapere chi eri però, Anonimo. Scusa? Cioè, come? Ma che significa 20 euro? Anonimo, donate 20. Senza nessuna frase. Ma infatti non... Ah, forse lo puoi vedere su... No, no. Su Postepe, su Postepe lo puoi vedere. Vabbè, rimarrà anonimo, ragazzi. Sì, rimarrà ovviamente. No, non lo diremo. Però grazie, no, ma... sia. Così, più grosso dell'anno. Fateci la foto. Fate la clip su Twitch. Grazie. Ma siamo rimasti sbigottiti. Stiamo perdendo. Ma mi sembra stesse scherzando. Se non lo gioca il mio joystick. Tiro. Se non lo gioca, può tirare un sospiro di sollievo. Sì, sembrava battuto. Allora, fermi tutti un attimo. Vorrei analizzare. Zarre, sono anche le sensi. Sì, allora, infatti, fermi tutti. Noi dobbiamo dirlo. Intanto, in questo momento, se andate su Facebook, fra un minuto esatto. Perché oggi, ora è pubblicata la news, fra un minuto è pubblicata il post. Potete vincere un buono Amazon di 10 euro, come vi avevamo promesso. Giusto. Le condizioni, ragazzi, leggete bene le istruzioni. Esatto. Io ve le ridico. Sono mettere like. Mettere like. Che schifo però. Mettere like alla pagina, Facebook Fuori Controller. Mettere like al post che vedrete lì. Al posto. Taggare almeno due amici nei commenti del post. Taggate meglio. E condividete il post sul vostro profilo fino alla fine del giveaway. Due settimane ci sono. Giorno 26, lunedì 26 febbraio, ore 18, sempre qui su Twitch, estrarremo il vincitore con random.com, non mi ricordo il sito. Sì, random.org. Esatto, random.org. Lo faremo in diretta, ve lo faremo proprio vedere mentre succede. Dopodiché invieremo tramite email. Tramite email vi contatteremo per chiedervi la vostra email, per mandarvi il vostro il buono da 10 euro. Sì. Quindi avete due settimane, mi raccomando, condividete, commentate, fate tutto quello che dovete fare. Le istruzioni sono scritte sia nel post su Facebook, sia sul nostro sito, quindi non potete dire che condividete, non condividete, perché se vediamo una grande partecipazione potremo farne tantissime altre. Esatto. Quindi un più ciccia va. Esatto. Ah, ci siamo capiti. Qua la donazione arrivano la e ciccia quindi c'è. Noi ve li rigiriamo in realtà. Sì, senti. Esatto. Esatto. Quindi ringraziamo di nuovo Anonimo per questa cosa. Finiamo questa partita e ci vediamo su Facebook. Ciao ragazzi. Ciao. Cioè, ma infatti, ma oscuriamo la guerra. Sua fortuna, la punizione è terminata di poco sopra la traversa. La musica? Non lo so, un po' di pace, no? Non vi piace? No, palla no, recuperata dagli avversari. Sì, vediamo. Occhio al suo movimento. Eiseric. E mette fuori il colpo del KO. Speriamo per lui che non debba pentirsene a fine gara. Finora abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi oltre ogni previsione. Borriere. Sono solo. Ah! Anche qua, subito. Potrebbe trovare il pari. Non è fuori gioco! Non è fuori gioco! Vale sì, ma mi pare di poter dire che fosse oltre l'ultimo difensore. Un momento c'è stato proprio, non ci potevo credere. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto trovare il primo. Cristoforo. Pallone profondo, pericoloso. C'è spazio per andare. Babacar! Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore. Ciao Chris. Deve fare molto meglio. Chris, tu non lo puoi vincere il buono perché è su Amazon.it. Ah, però puoi provare. VPN. Ma non lo so se... No, dalla ora. Solo Amazon.it. A scalare ora. Il secondo. Ho l'arma, ora. La mette in mezzo con questo pallone. Attenzione!
fatto malissimo. Comunque, il mio cross ovviamente. Il primo palo. Vuoi titubare? È stata Cristo. Allora, perché... Io devo scopare con... Ah, scappare con Pita in voi. Comunque, è arrivata Chris e si è andata Pichit. E siamo... abbiamo segnato. Occhio a quello che fa. I cross. Però il miglior dei modi, uno splendido assist, frettando il portiere con questo tiro al volo. Ha fatto bene il nostro padre la palla, rischiava di avere subito gli avversari addosso. Ci sono. Vado a fare una cosa. Ci sono. Si avvicina all'area. 1-2, 1-2, aspettami. Allora. Secondo. Quando vuoi. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. No, aspetta. Le due tifoserie si stanno dando battaglia, davvero splendida l'atmosfera in campo da una parte e dall'altra. Atmosfera incredibile, si canta, si balla sulle tribune senza sosta. Calcio d'angolo troppo sul portiere. Ma dai, ma poi sembra uno dei nostri. È rosso, ero convinto. Perché lo fa? Arbitro rosso, è Espeggio. È l'Espigio. L'appoggio di testa al compagno. Anche. No, vai in mezzo. Lo ferma, ma non controlla. Mai. Palla in out, sarà fallo laterale. Grazie, Rizzo. Ce l'hai. C'è il tocco sulla fascia. Non c'è creduto. Miraghi un pochettino. Zero proprio. Cristoforo. Anzi, pressing. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Attacco totale. Babacar. Guadagna metri verso l'area. Un eccessivo attacco totale. No, ma non sa so questa. Vabbè, nessun problema per il portiere. Poi in alto, che quello che è fresco, quello verde mio. Sarà fallo laterale per i viola. Pezzella. Pressa. Allora anche stanno spazzando. Anche qua sopra. Viviani. Anche qua. Floccari. Aspetta. Arrivo. Pallone interessante. Punta l'area. Senza mani. Occasione. Danno a ridere. Chi ha detto danno a ridere? Chris. Io veramente ho veramente scritto non io. Ale! Che hai detto? Due gol da sistemare. Proprio nel finale. Devono mantenere i nervi saldi. Ancora per poco se vogliono portare a casa questa vittoria. Vabbè, il più è fatto. Ha fatto male due forze. Qualcuno ha fatto male. Vabbè, calma. Quando c'è... Non potevano guarda, da quella distanza. Bastava solo appoggiarla in rete. Un cipollotto. Il punteggio adesso è di 2-1. Oh, senza cipolla. Ancora 600 secondi. Ma dai! Segniamole ancora. Il direttore di gara lascia correre. C'è il vantaggio per la Fiorentina. Anzi, siete abilitati a scippare le gambe. È l'Akba! Corchia. E il Seric. Anche in area di rigore? Punto era Ragnar. No, metterla da lì. No, tiro finisce sulla traversa. No, per il portiere sulla conclusione precedente. Allora, ha corso però, un bel rischio, non sarebbe mai potuto intervenire su quel pallone. C'è qua sotto, se non la so cosa. Non c'è che gira. Sarà fallo laterale in favore della Fiorentina. Biraghi, Pezzella. Ce l'ho, pezzato bene la trama qui. Allora, attenzione, no, ma perché? Dollando, ma perché? Perché? Che avanzo, si è uscita dalla conclusione precedente. Ma cosa è male. Abbiamo perso tempo perché è mancata la lucidità, la freddezza necessaria al momento di inutile rete. Questa no, va bene. No, ma perché fai rigirare? Tu hai sbagliato il rigore di stare solo zitto. Ma intanto ho finito, ma intanto il vero nemico adesso per i padroni di casa diventa il cronometro. Col tempo che passa inesorabile. Gli unici a crederci sembrano solo i tifosi che non smettono di incitare la loro squadra. Complimenti. No. Pallone profondo, pericoloso. Arriva addirittura il portiere pronto per sfruttare questa occasione. Infatti c'è il portiere. Non lo sappiamo che speaker recensiremo. Ma chi l'ha scritto? Ci saranno tre minuti di recupero, Pier. Che lo dobbiamo fare? Qui la difesa allontanata. Salta la lista da testa. Guadagna metri. Cerca il traversone. Gran palla, attenzione. È lo speaker, cioè non possiamo non farlo. No, intanto il prossimo è già fatto. Prossimo ora. Prossimo è la. Poi il prossimo. L'ha vinto. Che finisce qui. L'ha vinto. Poi il prossimo ancora facciamo questo speaker. Esatto. Quindi il prossimo è Chromecast 2.
Chromecast 2. Restate connessi per la Chromecast 2. Dopodiché ci sarà questo speaker, vi faremo sapere qual è. Lella s'ha perso. Lella s'ha perso, l'Udinese? L'Udinese era più avanti, quindi sti cazzi. Non si può finire con canzone migliore. Però siamo a 4 punti dalla zona salvezza. Allora, con 5 vittorie e 9 pareggi. Però siamo ancora ultimi. Siamo ancora, però. Però fra 3 punti saremo a pari merito con Benevento e Cagliari. Comunque, comunque. Abbasso un pochettino. Allora. Non siete perché non sono nero qui. Allora, noi vi salutiamo così. Così. Con un, noi abbiamo fatto sconfitta, pareggio vittoria. Sì, sì, direi. Tutto sommato. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e l'abbiamo superato, quindi il prossimo inizierà con un euro già. Perché era 40, vero, vero. Siamo arrivati a 41, comunque tutti... Anzi, 5 giorni mancano, quindi proprio... Siamo arrivati proprio per il... Grazie anonimo ancora. Esatto. Detto questo, ci vediamo su Facebook perché c'è il giveaway, potete vincere Bonamos Zonda 10 euro. Vediamo, vediamo. Ma che dici, controlliamo? Vediamo in diretta se c'è qualcuno che già... ma non lo so, tanto ora faremo, sponsorizzeremo, dai. Perché è giusto così. Detto questo, grazie. No, ancora nessuno, ancora nessuno. Grazie a tutti voi, ad Anonimo soprattutto. Sì, Anonimo. Quanti cambiamenti? C'è stato un po' di attività. No, una persona. Detto questo. Ma noi non possiamo partecipare al noi non possiamo. Ma Francesca Giunta che guarda la live, quella lì fuori live. E ho raccomandato? Sì. Ma tu come lo sai? Mi sembra. Vabbè, comunque. Va bene, ragazzi, 19.09. Questo, siamo live da un'ora e 11 minuti. Non è spuntato. Questo vuol dire che ci vediamo. Prossimo. Lo rifaccio vedere, Anonimo, che domanda. Subito. Ah, sì, dai. E gli faccio il cuore così. Gli vediamo questa. E poi facciamo. C'è l'alert qui. C'è l'alert qui. Sì, c'è. Grazie, Anonimo. Se sei ancora con noi, beccati, questo cuore è per te. Andata così. E niente. In totale 30 euro, ringraziamo. No, ci 35 siamo. Euro, ringraziamo tutti per esatto, oggi. Esatto, The Vendicator, il Pupotto e PC. Proprio, lobo, lobo. Detto questo, baci, abbracci. E a lunedì prossimo. Ah, Ruggero di Vincenzo ha fatto un po' una roba. Ah, già ha fatto. Ha già fatto. Mercato gente random. Ciao, ciao.